E bentrovati con una nuova puntata di Sportissimo. Vediamo insieme come è andata la 27esima giornata del campionato di eccellenza e promozione delle nostre squadre. A tre gare dal termine del campionato, il Real Metapontino insegue ancora la vetta stabilmente detenuta dalla Vultur. La settimana ha visto i ragazzi di Finamori impegnati doppiamente. Oltre all'appuntamento domenicale di calendario, sono stati impegnati nel recupero della trasferta contro il Latronico. La gara contro il Latronico sembrava chiusa già nei primi minuti del primo tempo, quando Margiotta trasforma il rigore e trova il vantaggio di 0-1. Ma il Latronico si conferma squadra in fila in casa e pareggia al 43esimo del secondo tempo con la marcatura di Salomone. Domenica contro il Villa d'Agri le cose vanno meglio, il Real Metapontino vince con abbondanza per 1-7. Marcano nel primo tempo Margiotta al 18esimo, 26esimo e 44esimo minuto, Appella al 33esimo e Antoi per i padroni di casa al 38esimo. Nel secondo tempo va a rete Cirigliano al 13esimo e al 16esimo e Persia al 37esimo. Il pareggio con il Latronico allunga le distanze tra la società del presidente Casalnuovo e la Serie D. Ora la Vultur è prima con 3 punti di vantaggio sul Real Metapontino, che vede la salita farsi sempre più ripida. Nelle prossime 3 gare si deciderà tutto, a partire dal prossimo turno che vedrà Vultur impegnata contro il Matera e Real Metapontino contro il Lavello. Si chiude la 27esima giornata di gara del campionato di promozione con un ricompattamento delle 3 ioniche che sono molto vicine all'obiettivo salvezza, sebbene tutte e 3 sconfitte sul campo domenicale. Guida il tris di compagini metapontine il Nova Siri, nono a 33 punti. Nella 27esima giornata il Nova Siri perde in casa contro il Candida Amelfi, quinto in classifica. Marcano Nardozza al 24esimo del primo tempo e Grieco al 50esimo del secondo. Sconfitta anche per il Tursi Rotondella, decimo a 32 punti, che remedia un 2-1 nella trasferta contro il Rio Nero. Per i padroni di casa vanno a rete Cammarota al 20esimo e Callimo al 28esimo del secondo tempo. A fare i gol della bandiera per il Tursi è Ripa, che marca trasformando un rigore al 40esimo del secondo tempo. Perde 5-0 il Rotunda Maris, 11esimo a 29 punti, impegnato nella trasferta contro la capolista Alto Bradano. I padroni di casa non lasciano nulla indietro, marcando ben 5 reti e lasciando gli ionici a secco. Vanno a rete Giordano al 42esimo del primo tempo, Stalbini all'8° del secondo, Cacace al 18esimo del secondo tempo, Paparella al 21esimo e Cillis al 35esimo della ripresa. Ed ora il nostro consueto approfondimento sul calcio a 5, ultima giornata nel campionato per il maschile, quindi la Tacler conclude il campionato mentre l'Avis Borussia Policoro accede ai playoff, mentre per il Borussia Policoro femminile una vittoria importante che la proietta ancora di più verso la promozione. Vediamo insieme i servizi. Si chiude con una sconfitta la regular season in Serie A2 dell'Avis Borussia Policoro. Sul campo del Martina Franca sabato gli ionici vengono superati per 3-1 dalla Blockstem Cisternino, in una gara sicuramente non brillante per la compagine policorese, che comunque entra nei playoff insieme ai pugliesi in virtù della differenza reti negli scontri diretti. E infatti l'accesso ai playoff del girone B ha avuto un epilogo a dir poco incredibile, visto che il successo del Cisternino e la concomitante pesante sconfitta rimediata dall'Olympus Olgiata in casa del Salinis apre le porte del minigirone ai pugliesi ed esclude invece i laziali, che finiscono sesti. Adesso il Cisternino dovrà vedersela con il Bisceglie secondo, mentre il Policoro giocherà la semifinale secca del 16 aprile ad Augusta contro i neroverdi di mister Rinaldi e dell'ex Angelo Creaco. Tornando alla gara di sabato, è stata una partita giocata male dagli ionici, con un risultato che poteva essere più ampio se non ci fosse stato Bragaglia e l'imprecisione dei giallorossi di mister Castellana. Partono subito forti i padroni di casa con De Matos e Martellotta, e all'8° è proprio De Matos a trovare il vantaggio con il suo tiro che si infila sotto la traversa. All'11esimo il raddoppio della squadra locale con Almir, che da destra mette sul primo palo. L'Avis Borussia non riesce proprio a reagire, mentre Bragaglia deve superarsi in più occasioni per salvare la sua porta. La prima palla gol per gli ionici se la procura Sciarnoschi al 16esimo, il suo mancino è deviato in angolo da De Simone. Al 19esimo fallo su Serpa e tiro libero da posizione molto vantaggiosa, ma Zancanaro lo mette malamente al lato. 20 secondi dopo, contropiede
rete di De Matos e terza rete del Cisternino, doppietta personale per il brasiliano. Negli ultimi secondi accorcia le distanze Serpa di testa dopo un calcio d'angolo, poco dopo ancora tiro libero per Zancanaro, ma il suo tiro è parato da Lupinella. Nella ripresa la musica non cambia, con il Cisternino che attacca e l'Avis Borussia che non riesce ad essere veramente pericolosa. Diverse occasioni da entrambe le parti, ma il risultato resta fermo e la partita si conclude sul 3-1 per i locali, risultato che regala loro l'accesso ai playoff. Per l'Avis Borussia adesso l'appuntamento è per il 16 aprile ad Augusta, con la semifinale secca sul difficile campo siciliano che decreterà chi andrà avanti nella corsa alla Serie A. Si chiude con una sconfitta all'ultimo minuto la regular season per i falchetti della Domar Tagler Matera, che hanno incontrato la tenso struttura di Matera, la Golden Eagle Partenope. Dopo aver dominato nel primo tempo, i padroni di casa si fanno raggiungere e superare dagli ospiti napoletani proprio negli ultimi secondi. La delusione è palpabile, tuttavia la squadra di mister Andrisani non può certo rimproverarsi nulla, avendo centrato il target stagionale, una salvezza tranquilla, con molte settimane di anticipo. La cronaca. Domar subito a rete con Duzzao che segna a 50 secondi, pareggia al 4 minuti Arillo. Il 2-1 per i padroni di casa è marcato da Massa che realizza su punizione all'11 minuto e 21 secondi. La seconda frazione di gioco inizia con la bella azione di Arillo che si conclude sul legno, segue la rasoiata di Taibi Prando che marca così il 3-1 per i padroni di casa, partita che sembra chiusa ma la Golden Eagle Partenope non ci sta e reagisce. De Crescenzo accorcia le distanze a 16 minuti e 13 secondi, 4 minuti più tardi è Cerrone a trovare il 3 pari riaprendo la partita. A chiudere con il definitivo 3-4 nuovamente De Crescenzo, che marca la sua personale doppietta quando mancano solo 20 secondi al fischio finale. Prosegue la corsa vittoriosa delle ragazze del Borussia Policoro nel campionato regionale di Serie C di calcio a 5 femminile. Sabato sera, davanti al pubblico amico del Pala Ercole, il team del presidente onorario Tonino Pascale ha battuto per 3-1 le atlete del Lions Potenza, squadra coriacea ed insidiosa, e conserva così il primato in classifica ad un solo punto dall'Episcopia, vittoriosa anch'essa sul campo del Venosa. Le ragazze allenate da Giuliano Sciarnoschi partono subito bene, dopo 6 minuti si portano in vantaggio con Federica Gentile. Al 17° è Rosanna Sisto a il palo sfiorando il 2-0, poi prima Roberta Bergamotta e poi Sharon Di Sanza tentano la via del gol, ma è brava il portiere ospite Sabia che sostituiva la titolare Matone. Nel secondo tempo, nel giro di un minuto, micidiale 1-2 delle padrone di casa, all'8° Bergamotta e al 9° Di Sanza portano le biancorosse sul 3-0. Brava Letizia Mazzola tra i pali a sventare due occasioni per le potentine, dall'altro lato sfiorano la rete Bergamotta di poco alto, Di Sanza che sfiora il palo e Graziana Cospito che per un niente non riesce a correggere sul secondo palo un assist della Gentile. Al 22° c'è il gol della bandiera delle rossoblù con Anita Franco per il definitivo 3-1. A fine gara soddisfatto mister Sciarnoschi. Sono molto contento, ha commentato, le ragazze hanno giocato bene, non era facile visto che avevamo di fronte una buonissima squadra e il campionato era fermo da 2 settimane. Importanti erano i 3 punti e sono arrivati, ora c'è la partita della stagione, in settimana la prepareremo bene e faremo di tutto per vincere questo campionato. E infatti proprio domenica prossima si giocherà la gara della stagione, il big match tra Borussia Policoro ed Episcopia, che quasi sicuramente sarà decisivo per il salto di categoria. Se le policoresi dovessero vincere, potranno festeggiare la matematica promozione davanti al proprio pubblico e con una giornata di anticipo. E con noi in studio il portiere dell'Avis Borussia femminile, Letizia Mazzola. Letizia, sabato una bellissima vittoria, 3-1, un risultato che non vi ha creato tante, una partita che non vi ha creato tante difficoltà, avete avuto sempre la partita in mano. Sì, l'avevamo già preparata con il mister, cercavamo comunque di fare risultato, perché sono le ultime partite, è importante fare ogni 3 punti ogni partita. Infatti, anche perché siete prime in classifica. Sì. Diciamo che la promozione si avvicina, ma sabato c'è lo scontro diretto con l'Episcopia che vi segue di un punto, quindi è proprio uno scontro diretto. Sì, perché noi, cioè, proprio per questo motivo abbiamo un solo punto di distacco e quindi sarà una partita combattutissima da parte di entrambe, perché è proprio lo scontro finale. Poi manca comunque una sola giornata di campionato dopo Episcopia e quindi dopo tutto questa fatica arriva adesso il momento clou del campionato e della stagione. Come la state preparando e come la state vivendo soprattutto? Siamo comunque abbastanza agitate, perché si sa, dopo il movimento che comunque ha creato il nostro presidente onorario Tonino Pascale,
Siamo tutte agitate, chiaramente. La concentrazione è tantissima e fino alla partita sarà... gioca in casa? Sì. Quindi un appello al pubblico affinché vi venga a seguire. Sì, sosteneteci perché comunque credeteci anche voi con noi. E ti volevo chiedere, il tuo ruolo principale non è il portiere, però ti sei adattata a questo ruolo perché, viste le difficoltà di trovare un portiere all'inizio del campionato, come ti sei trovata? Visti i risultati benissimo. Sì, diciamo che io ho già fatto qualche esperienza in porta nel calcio a 11, ma quando ero comunque ragazzina. Quindi diciamo, quando ho saputo che eravamo senza portiere, proprio per la squadra, ci tenevo tantissimo, e anche per il fatto che c'era anche lui il mister, e mi ha incoraggiato anche lui, quindi mi sono messa in gioco così, perché il mio ruolo alla fine era laterale, quindi sono stata proprio stravolta. E invece come ti nasce questa passione per il calcio e per il calcio a 5? Sì, io veramente ho 26 anni e ho iniziato a giocare che avevo 12 anni, e era proprio una passione che mi porto da dentro. Ero già piccolina, a 4 anni, avevo sempre il pallone sotto il braccio. E poi man mano ho iniziato giocando a scuola e poi in varie squadre, perché io sono comunque di Potenza. E quindi lì avevamo qualche squadra di calcio a 11, e poi abbiamo fatto questa esperienza nel calcio a 5 grazie alla presenza di Giuliano Sciarnoschi, che ci ha dato veramente una mano. E la sua visione di gioco è favolosa. È stato proprio un punto fondamentale di questa stagione, diciamolo. Sì. E noi ringraziamo Letizia, e adesso invece vediamo il servizio sul volley femminile. Volata finale per quanto riguarda l'attività agonistica della stagione sportiva 2016 in casa GL. Giunti al termine due dei tanti campionati che la compagine ionica disputa. L'under 14 femminile, conclusosi con il secondo posto alle spalle della Camarda Bernalda, e prima divisione femminile, che ha visto le ragazze bianco-azzurre arrivare fino in semifinale sconfitte dal più quotato Maratea Volley. Ora l'attenzione di coach Domenico Di Sanso e del suo staff è rivolta tutta verso la fase finale del campionato Under 18, l'inizio del campionato Under 13 sia maschile che femminile, ma soprattutto verso la oramai imminente doppia finale regionale nel campionato Under 16. Domenica si saprà infatti il nome dell'avversaria che contenderà l'accesso alla finale nazionale di categoria. Oltre a tutto questo, bolle in pentola tanto altro: dal trofeo delle province di pallavolo che si svolgerà a Policoro il 25 aprile prossimo, alla festa regionale del mini volley, e soprattutto si sta pianificando già la stagione estiva da passare sui campi di beach volley al Lido Sirena di Policoro. E con noi in studio coach Di Sanso. Coach, allora, questa stagione dell'Under 14 femminile è volta al termine, un bilancio della stagione che vi ha visti comunque arrivare secondi? Dietro il Bernalda. Bene, quest'anno dopo 2 anni di fila di vittorie siamo arrivati secondi, però è un risultato molto gradito da tutta la società, da tecnici, perché comunque è un buon risultato sempre di un settore giovanile che comunque mette le basi per un lavoro futuro. Tanto è vero che il lavoro fatto con le precedenti Under 14, mi riallaccio a questo tipo di lavoro, hanno dato già il loro frutto, tanto è vero che siamo in procinto di giocarci una finale regionale per l'accesso alle finali nazionali con l'Under 16. Infatti, la stagione infatti non si può dire finita, tanti gli obiettivi ancora che ci sono in ballo. Per quanto riguarda il nostro lavoro, non riusciamo a capire qual è la pausa della nostra stagione, anche perché, come hai detto tu giustamente, alcuni campionati sono giunti al termine, altri sono nel pieno, vedi l'Under 18, vedi la finale Under 16, adesso cominciano i piccolini con l'Under 13 maschile e femminile, ma noi abbiamo un seguito, ahimè, tra virgolette doloroso, che è quello della stagione estiva. Perché appena finito l'attività indoor, noi ci trasferiamo. Vi trasferite al mare? Ufficialmente
al Lido Sirena Policoro, dove abbiamo delle strutture diciamo costruite con tanti sacrifici negli anni, apprezzate un po' da tutto il movimento lucano e anche oltre. Invece la Gioia delle Valli il 25 aprile organizza un evento importante. Sì, un evento importante che si riallaccia a quelli fatti negli anni precedenti. Dopo lo stacco di un anno ritornano a Policoro le Kinderie di Trofeo delle Province, dove Matera e Potenza si giocano lo scettro regionale, però con una formula strana dove abbiamo ospiti anche pugliesi e calabresi. E dove si svolge qui a Policoro? Abbiamo le due strutture coinvolte, sono il Pala Olimpia e la palestra della Scuola Media. Sono le due delle palestre che hanno dato, cioè, nel senso, il loro contributo per il trofeo delle regioni di 2 anni fa, il trofeo delle regioni ancora ricordato a livello nazionale. Va bene, noi ringraziamo Coach Di Sanzo e diamo l'appuntamento ai nostri amici per una nuova puntata di Sportissimo la prossima settimana. Grazie per l'attenzione. Buonasera.